i tre ascensori qui della stazione di Terni è un ulteriore tassello, diciamo così, che si inserisce all'interno di tante opere che vedono la stazione di Terni oggetto di interventi notevoli. Nei mesi scorsi è stato inaugurato il nuovo servizio di informazione al pubblico con un impegno da parte di Rete Ferroviaria Italiana di circa 760.000 euro. È stato rinnovato il sottopasso che abbiamo appena percorso, quindi questo lato orte, con una nuova illuminazione a LED, e in quest'ottica, in questo percorso, si inserisce anche l'apertura di questi nuovi ascensori che collegano i tre marciapiedi con l'atrio, permettono di ampliare la gamma di servizi che vengono dati sia al personale, sia a coloro che viaggiano, ma anche e soprattutto, in modo particolare, per coloro che sono costretti a muoversi magari con i carrozzini. Questo non è l'ultimo degli interventi, naturalmente. Ce ne sono tanti altri, sempre per rendere più funzionale, più aperta, più friendly, per usare un altro termine preso in prestito dagli inglesi, la stazione. Sono in corso sul secondo binario i lavori di sopraelevazione dei marciapiedi, li stiamo portando dall'attuale altezza di 25 cm a 55 cm, secondo lo standard europeo, questo per facilitare sia il carrozzamento che l'uscita dei viaggiatori dai treni praticamente. E per gradi faremo tutto il secondo binario. Non ultimo, vorrei citare anche il fatto che sono in corso degli altri lavori, magari meno appariscenti in questo momento, ma parimenti importanti di potenziamento del sistema di regolazione della circolazione. Stiamo passando da un sistema elettromeccanico di vecchio stampo a un nuovo sistema completamente computerizzato che permette di aumentare la potenzialità delle stazioni e quindi di ricevere e far movimentare un numero maggiore di treni, sempre a vantaggio di coloro che poi si frequentano, dei pendolari. Non ultimo vorrei dire che la stazione essa stessa, con tutti gli interventi di cui fa parte, sarà oggetto di altri interventi, ne parlavamo prima anche per il fabbricato viaggiatori, non solo, ma si inserisce anche la passerella, il PIT che il comune di Terni sta realizzando, che è il primo di una serie di interventi di riqualificazione sia di questa zona sia di altre zone, e quindi la realizzazione di questo PIT ha visto, come devo dire, una stretta collaborazione andata a buon fine tra il comune e le ferrovie dello Stato, che hanno permesso quindi di realizzare la passerella, che penso sarà aperta al pubblico tra poco tempo. Quindi tutta una serie di, come devo dire, di attività in corso. Vorrei soltanto sottolineare un'ultima cosa, poi passiamo all'apertura, che l'apertura di questi, il fatto di rendere più friendly, più utili queste stazioni, rientra addirittura nel piano industriale che FS ha fatto da qui a 10 anni, per rendere sempre più possibile l'integrazione tra modi di trasporto diversi. E questo possiamo? Via. Attenzione, è vietato attraversare il binario. Servizio del sottopasso. Apriamo. Salutiamo la stampa, cerchiamo di essere un utilizzato.